posto questo problema di esercizio delle pompe. Un problema che può capitare a qualunque tipo di pompa, perché anche noi ci stiamo occupando principalmente delle pompe centrifughe, però è chiaro che in aspirazione di una pompa non ha importanza poi materialmente se è una pompa centrifuga assiale o volumetrica, insomma le condizioni dell'aspirazione sono comuni a tutti i tipi di pompa. Il problema di esercizio che abbiamo visto ieri appunto si chiama, abbiamo introdotto ieri, abbiamo detto, si chiama della cavitazione. Questo termine insomma sta a indicare questo fenomeno dell'evaporazione del liquido aspirato dalla pompa che può verificarsi allorché la pressione in aspirazione appunto che tende a diminuire finché il liquido non entra nella girante della pompa e quindi abbassandosi questa pressione questa potrebbe scendere al di sotto della pressione di saturazione di quel liquido a quella temperatura a cui si trova il liquido e quindi provocare l'evaporazione del fluido. Cosa succede quando il fluido evapora? L'abbiamo detto ieri, se non avete domande o osservazioni non starei a ripetere proprio tutto quello che abbiamo detto ieri. Abbiamo visto che la conclusione è che i danni sono notevoli. In poche parole, se non si interviene subito, bisogna prevedere che nessuno se ne accorga, bisogna prevedere che il fenomeno possa anche durare per numerose ore, alla fine sono di 12-24 ore di funzionamento in cavitazione la pompa si distrugge e quindi si deve soltanto sostituire. Per cui avevamo concluso ieri che è necessario, dopo che uno ha scelto una pompa che ritiene adatta per essere inserita in un certo circuito e i criteri con i quali si effettua quella scelta li abbiamo visti nei giorni scorsi, credo, spero che sia tutto chiaro. Quindi dopo questa fase preliminare, cioè individuare le esigenze dell'impianto e quindi effettuare la scelta della macchina, una volta che uno ha individuato il tipo di macchina, e come vedremo questo fenomeno dipende da entrambe le caratteristiche, sia quelle del circuito sia quella della macchina, e quindi necessariamente volta per volta uno deve fare questa iterazione, nel senso deve scegliere il tipo di macchina che come sua caratteristica riesca a soddisfare le esigenze dell'impianto, però dopodiché il passo successivo è verificare che quel tipo di pompa, con quelle perdite, con quel suo modo di funzionare, inserita in quel circuito le cui perdite sono di un certo tipo, da questo accoppiamento non venga fuori il problema della cavitazione. È una verifica assolutamente necessaria. Avevamo anche concluso quindi che fisicamente che cosa significa fare questa verifica? Si tratta di farsi due conti per vedere che in nessun punto dell'impianto, del circuito, la pressione scenda al di sotto del valore della pressione di saturazione di quel liquido che dobbiamo trattare alla temperatura a cui normalmente quel liquido sarà trattato.
D'accordo, questo quindi diciamo in generale in ogni punto dell'impianto in realtà significa che prima di tutto chiaramente sul lato della mandata non abbiamo problemi perché alla mandata mandiamo il liquido in pressione e quindi che questa possa scendere sotto il valore di saturazione è alquanto importante. E quindi chiaramente il discorso riguarda tutto quello che c'è dal serbatoio di aspirazione fino alla girante. Ieri abbiamo visto come la pressione va abbassandosi chiaramente per un fatto proprio di bilancio di energia, di spesa energetica, vada abbassandosi lungo il percorso che il liquido compie proprio dal serbatoio dal quale viene prelevato mano a mano che si avvicina alla girante. In particolare, avevamo detto, è chiaro che non è che è necessario andare a vedere in tutti i punti, farsi il calcolo di quanto vale questa pressione e verificare se è minore o maggiore di quella di saturazione. È chiaramente sufficiente individuare la sezione di minima pressione, minima in tutto il circuito, e quindi in base a quello che dicevo un attimo fa, evidentemente questa sezione di minima pressione si troverà sul lato aspirazione, chiaramente, e non sul lato mandata. E in particolare abbiamo detto che questa sezione si riferisce proprio all'imbocco della girante, perché all'imbocco della girante in pratica chiaramente quindi all'interno della pompa fra la flangia di ingresso di attacco della pompa che collega appunto la pompa alla tubazione, all'interno del corpo pompa il liquido ancora deve fluire a proprie spese, deve camminare a proprie spese perché ancora non è entrato nella girante, quindi tutto quello che sta facendo dal serbatoio fino a questa sezione lo fa a proprie spese spese della propria energia di pressione, ok? E quindi anche all'interno del corpo pompa, finché non raggiunge la girante, deve procedere a proprie spese, diciamo così, e quindi in particolare quando imbocca proprio la girante, facendo l'esempio delle macchine che stiamo trattando in questi giorni, ovvero delle macchine centrifughe, ieri è diventato, ci pensa su. Vabbè, allora dicevamo, no, allora, questa è la girante con un principio di cavitazione, visto che ce l'ha, ha deciso di farcela vedere, l'avevamo già vista ieri, volevo fare qualche passo avanti. Allora, dicevamo, quindi se questa è quella appunto la sezione in cui il liquido passa dalla tubazione al corpo pompa, quindi qui dentro siamo all'interno della pompa, qui vedete questa è un'asse di simmetria, chiaramente la pompa è simmetrica, cioè questo
condotto del corpo, evidentemente simmetricamente lo troveremo di sotto, che è questo zoom su un metà corpo pompa. Dicevamo, vedete, nella macchina centrifuga in particolare c'è questo aspetto proprio caratteristico della macchina centrifuga, ovvero di questa forte deviazione che deve compiere il fluido che cammina inizialmente in senso assiale e poi sarà guidato dalle pale, come sapete, l'abbiamo vista anche ieri, ormai ce l'avete presente, quella una girante centrifuga, verrà guidato in direzione radiale dall'asse della macchina, dal centro, perciò centrifuga, verso la periferia della macchina. E tutto questo in particolare, quindi mentre cammina in questo tratto, sicuramente andrà incontro ad ulteriori perdite di energia, di pressione, ma particolarmente forti sono le perdite proprio nell'attimo in cui imbocca la girante, a causa di questa pronunciata deviazione che di quasi 90 gradi che deve compiere. Questo abbiamo detto, queste deviazioni sono segni di perdite di carico concentrate abbastanza forti, proporzionali chiaramente alla geometria e al materiale con cui è costituita la pompa, ma sicuramente proporzionale al quadrato della velocità relativa del fluido rispetto alle pale, la velocità con la quale il liquido si muove rispetto alle pale. E questo adesso lo andremo a scrivere. Tutto questo per dire che, appunto, avevamo già detto in generale che qui fuori c'è tutta la tubazione di aspirazione che va a prelevare il fluido dal generico serbatoio. Abbiamo detto che tutto questo percorso dal serbatoio fino alla flangia di attacco della pompa, ma anche all'interno del corpo pompa, il liquido lo percorre a spese della propria energia, del proprio patrimonio di energia di pressione che aveva, e quindi si impoverisce sempre più di energia di pressione man mano che cammina, e in particolare l'ultimo sforzo, diciamo così, che deve compiere è l'ultima risorsa che deve mettere in campo, è quella appunto per superare queste perdite di carico concentrate qui all'imbocco della girante. Da questa sezione in poi si fa sentire l'effetto della girante, la quale svolge il proprio mestiere e incomincia a incrementare la pressione del liquido. Quindi da questa sezione in poi i problemi non ce ne sono più, ed ecco perché diciamo che questa sezione all'interno del corpo pompa, diciamo, quando il fluido ha già effettuato questa forte deviazione, quindi è già stato impoverito ulteriormente dalle perdite concentrate che si verificano nella circostanza in cui si impone questa forte deviazione al flusso, e possiamo quindi concludere che questa sezione è effettivamente, tirando tutte le somme di tutto quello che abbiamo detto finora, che questa sezione indicata qui con 1 è la sezione di minima pressione di tutto il circuito. In qualunque punto del circuito, a monte o chiaramente a valle della pompa, possiamo escludere che ci siano sezioni dove la pressione sia più bassa di questa, che abbiamo appunto chiamato occhio della girante, cioè questo nome caratteristico. È chiaro perché andiamo a puntare l'attenzione proprio su questa sezione? Chiaro? Ok, quindi la sezione di eliminazione. E quindi diciamo la conclusione a questo punto del ragionamento è abbastanza semplice. Se la conclusione è, se in questa sezione di minima pressione noi andiamo a farci un bilancio, andiamo a fare un conto per vedere il valore, per valutare il valore della pressione residua che possiede ancora il liquido in quella sezione, e
la confrontiamo con la pressione di saturazione di quel liquido a quella temperatura, e lì appunto il gioco è fatto, nel senso che se la pressione che ci calcoliamo in questa sezione è maggiore, poi vedremo in che termini maggiore, ma diciamo per il momento è maggiore della pressione di saturazione, e allora vuol dire che quel liquido che cammina in quel circuito, che entra in questa pompa, dove subisce queste ulteriori perdite di energia di pressione, non potrà evaporare, non correrà questo rischio, perché la sua pressione, anche nella sezione di minima pressione, in questa dell'occhio della girante, è al di sopra del valore della pressione di saturazione, e quindi non darà luogo a cavitazione. Viceversa, chiaramente, se si verifica che questa pressione che noi ci calcoliamo nella sezione di minima pressione di quell'occhio della girante è uguale o minore della pressione di saturazione di quel liquido a quella temperatura, chiaramente c'è qualcosa che non va. Attenzione, significa che non possiamo montare quella pompa in quel circuito così come è fatto. E che possiamo fare? Chiaramente questo lo vedremo con calma tra qualche minuto. È chiaro che dovremo fare qualcosa, o modificare, se è possibile, come vedremo, se è possibile modificare qualcosa all'interno del circuito, oppure scegliere un altro tipo di pompa, non quella in cui il risultato è che la pressione dell'occhio della girante va a diventare minore o uguale di quella di saturazione. Ok? Chiara l'impostazione? Oh, e quindi per fare questo, chiaramente dobbiamo andare a vedere un attimo dobbiamo vedere appunto, in qualche modo, partendo da valori noti, per dire, partendo da valori noti della pressione, per esempio, cercare di fare una stima della pressione nella sezione che abbiamo detto dell'occhio del girante. Che significa partendo da parametri noti? E quello che dicevo prima, chiaramente noi dobbiamo conoscere da una parte come è fatto il circuito. Appunto, l'ingegnere che sta facendo questo lavoro di scegliere di installare una certa pompa in un certo impianto, per fare questo necessariamente deve conoscere i dettagli costruttivi dell'impianto in cui deve andare ad installare la pompa. Quindi noti i dettagli dell'impianto significa, come abbiamo visto nell'esempio, diciamo nell'introduzione che facevamo ieri, e qui appunto cosa significa quello che ieri, che cosa, come abbiamo introdotto questo discorso. Avevamo introdotto il discorso appunto facendo un bilancio di energia, insomma, per capire che cosa succede a questa pressione, come mai potrebbe scendere al di sotto del valore della pressione di saturazione. Appunto, abbiamo ragionato un attimo sulla spesa di energia, quindi, che il fluido deve affrontare per camminare all'interno del condotto di aspirazione, entrare nel corpo pompa e finalmente, insomma, da queste parti giungere all'occhio della
della girante. Okay, e avevamo visto ieri, avevamo introdotto l'argomento proprio facendo dei bilanci di energia, per esempio in una qualunque sezione del condotto di aspirazione avevamo scritto il bilancio di energia e avevamo detto che rispetto al patrimonio di energia che il fluido possiede quando sta in quiete all'interno di questo serbatoio, il patrimonio evidentemente energetico che possiede il fluido è soltanto l'energia di pressione. Se il serbatoio è aperto, evidentemente l'energia di pressione è quella della pressione atmosferica, e abbiamo visto come da questa, diciamo, il fluido attinge per innalzare il suo livello nella condotta, per accelerare dalla quiete fino al minimo di velocità che deve possedere, e anche da non trascurare per superare gli ostacoli, ovvero per vincere le perdite di carico nel circuito. E poi avevamo detto appunto che, ripetendo questo discorso, avremmo trovato come risultato valori di pressione residua nel fluido sempre più bassi mano a mano che ci si allontana dal serbatoio, sia perché aumenta, in questo senso aumenta il termine dell'energia potenziale gravitazionale, sia perché sicuramente all'aumentare della distanza e quindi della lunghezza del percorso aumentano le perdite di carico nel circuito. E questo è ancora vero anche in questo tratto qui, ed è ancora vero all'interno della pompa, in quel tratto che qui è ingrandito in quell'immagine. Quindi questo che cosa significa? Quello che dicevo prima, eravamo partiti dal punto che per stimare la pressione che residua in questa sezione dobbiamo da una parte verificare che cosa è successo nell'impianto, e quindi questo dicevo prima, dobbiamo assolutamente conoscere i dettagli con cui è stato realizzato l'impianto, nel senso che dobbiamo conoscere effettivamente quanto è alto questo tratto, no? Perché in funzione di questa altezza il termine sottrattivo che abbiamo scritto ieri, che adesso andremo a riscrivere, insomma, G delta Z, no? Chiaramente in funzione di questa altezza questo termine varia evidentemente. Okay. E le perdite chiaramente varieranno in funzione della lunghezza del condotto, ma anche proprio materialmente. Io qui ho banalmente schematizzato il circuito di aspirazione con due tubi con un valvometro, cioè è chiaro che caso per caso, questo voglio dire, questo è solo uno schema di riferimento, caso per caso, dicevo prima, è importante conoscere i dettagli costruttivi dell'impianto, perché tutte le perdite nel circuito dal serbatoio a quella frangia, a quella sezione A, evidentemente dipendono da questi dettagli, cioè come è fatto questo circuito, ci sarà appunto un gomito oppure una curva o due curve o tre curve o n curve, n gomiti, non so se rendo l'idea. Dobbiamo conoscere con precisione questi dettagli, perché questi ci danno quella, dobbiamo farci il calcolo della sommatoria di tutte le perdite di carico concentrate in questi gomiti, in queste curve. Se ci sono delle valvole, spesso in un circuito è prevista una valvola di intercettazione, anche la valvola è un disturbo. Se c'è un filtro per trattenere particelle solide, all'interno del filtro ci sarà una caduta di pressione. Insomma, questo intendo dire conoscere i dettagli, e intendo dire che appunto questi dettagli dell'impianto, quindi vedete non stiamo parlando della pompa, questi dettagli dell'impianto chiaramente influenzano il fenomeno di cui stiamo parlando, da una parte. Dall'altra parte, come la figura ci mostra, la costruzione della pompa altrettanto influenza il fenomeno, perché abbiamo detto che una volta che siamo entrati in questa frangia, chiaramente dobbiamo tenere conto delle perdite che si verificano. Questa volta siamo fuori dall'impianto
siamo dentro la pompa e quindi sono caratteristiche che ci può dire il costruttore della pompa, perché appunto all'interno della pompa avremo delle perdite di carico distribuite in questo tratto e soprattutto, l'abbiamo detto pochi minuti fa, avremo una consistente perdita concentrata, ok? Proprio nella sezione in cui andiamo a fare questa forte deviazione per incanalare il fluido che sta viaggiando in direzione assiale all'interno della pompa, invece deve ruotare di quasi 90 gradi per andarsi ad assumere una direzione prettamente radiale centrifuga. Ok? E quindi è chiaro che la pompa X avrà delle perdite distribuite lungo questo tratto e concentrate in questa sezione di una certa entità. La pompa Y, Z, L, K, un'altra pompa diversa, come volete, ha costruita in maniera diversa, con materiali diversi, con lunghezze diverse, con angoli diversi, avrà perdite diverse. E allora ecco, torniamo al nostro discorso, al nostro ragionamento, dobbiamo arrivare a stimare la pressione in quella sezione di minimo, cioè l'occhio, quella che abbiamo chiamato occhio del girante, partendo da una parte da quello che noi possiamo stimare, noi che nei panni di chi sta installando la pompa in un circuito, ok? E quindi quando dico quello che possiamo stimare significa quello che stavo accennando prima, cioè dalla conoscenza del circuito farci dei bilanci in modo tale da sapere che cosa è successo lungo il percorso. Dopodiché utilizzare dei dati che ci fornisce il costruttore della pompa per capire cosa accade in questo tratto da A ad 1 e quindi arrivare alla fine alla stima della pressione in quella sezione. Ok? Come chiaro ci siamo come impostazione? Ok, allora a questo punto io toglierei questo perché mi serve un po' di lavagna e quindi diciamo poi chiaramente lo riaccendiamo e ritorniamo su questa immagine. Quindi che cosa andiamo a fare? Cosa andiamo a scrivere? Quindi andiamo a fare il solito bilancio di energia, quindi la solita equazione di Bernoulli, fra queste due sezioni, quella che è d'ingresso alla pompa, ma che ingresso alla pompa lo possiamo vedere anche come fine del nostro circuito, cioè alla fine del circuito, quindi questa sezione A, è con che livello di energia il liquido si presenta alla bocca di aspirazione della pompa, ok? E quindi questa sezione A è rappresentativa di tutta la storia di quello che è successo al liquido prima di arrivare alla pompa, quindi chiaramente è tutto quello che determina questo valore dell'energia, come vi dicevo prima, dipende esclusivamente dalle caratteristiche dell'impianto, non c'entra con la pompa, perché quella sezione A è appunto la sezione di ingresso della pompa, quindi se il liquido ha un certo livello di energia in quella sezione A, quel livello di energia gli deriva dal fatto che il circuito a monte della pompa è fatto in un certo modo. Qualunque sia la pompa, quel livello di energia non cambia, non so se rendo l'idea, non dipende dal tipo di pompa, ok? Perché ancora non c'è entrato il liquido all'interno della pompa. Quindi, ecco perché diciamo questa sezione A, che vista come ingresso della pompa, la possiamo anche vedere come fine del nostro circuito. Quindi a seconda di come dicevo prima, come è disegnato il circuito, che quanto è lungo, quanto è tortuoso, che cosa ci sta materialmente
lungo questo percorso, tutto questo influenzerà il livello di energia del liquido in questa sezione A. Dopodiché invece dovremo andare a confrontarlo con il livello di energia che rimane al fluido in questa sezione 1 e fare le nostre considerazioni. Questo è quello che adesso andiamo a scrivere, e quindi mi serviva appunto l'immagine in modo da chiarire bene. Quindi non facciamo altro che scrivere questo bilancio di energia nella solita equazione di Bernoulli, questa volta fra la sezione A di ingresso pompa o, come vi dicevo prima, fine circuito di aspirazione, e la sezione 1, quella critica, quella che ci interessa, che abbiamo chiamato occhio della girante. Ok? Quindi tenete presente questa immagine, insomma, credo il discorso è abbastanza semplice. Molto schematicamente, insomma, questa è la, quella che abbiamo chiamato sezione A, che quindi questo è il flusso che cammina così. A un certo punto c'è la deviazione, ok, e più o meno da queste parti abbiamo la sezione 1, la sezione occhio della girante. Questo è quello che ha. Quindi se scriviamo il nostro bilancio, allora il livello di energia del fluido nella sezione A sarà evidentemente la pressione, l'energia di pressione, quindi con asso pro che ha il fluido in quella sezione. Se prendiamo un riferimento per la quota, diciamo, quindi qui una parte dove, di riferimento dove ci pare, insomma, qui diciamo Z uguale a 0, ok, qui la sezione A, diciamo, in questo punto, diciamo, la sezione A avrà Z e, diciamo, avrà una certa velocità, e lì potrebbe essere bassa questa velocità o sostenuta, dipende un po' dal tipo di pompa che stiamo adoperando. In generale sicuramente C con A non sarà nulla, e quindi un certo contenuto di energia cinetica e quindi ce l'avrà. Poi stavamo scrivendo la energia gravitazionale, okay. E questo è il livello di energia che ha il fluido in questa sezione. Quel livello complessivo, la somma di quei tre termini, si deve conservare, come abbiamo detto 100 volte, e quindi deve averlo anche nella sezione 1. Si può trasformare da una forma all'altra, ma complessivamente si deve conservare. E quindi la pressione sarà diventata I con 1 su ρ, la velocità sarà diventata C con 1 quadro mezzi, ok? E prendo anche, lo scriviamo e poi subito chiariamo questa cosa. In generale la posizione energia potenziale sarà GZ1, e però chiaramente da tutto questo avremo attinto anche per vincere le perdite di carico distribuite lungo questo tratto, chiamiamole H, dilunghiamoci per evitare dubbi, incertezze, più quelle perdite che abbiamo detto concentrate proprio in questa zona dove avviene la deviazione del flusso, ok?
quelle perdite concentrate, che abbiamo detto sono tipicamente proporzionali al quadrato della velocità del fluido. In particolare, quale velocità ci interessa? Ci interessa la velocità con la quale il fluido si muove rispetto alle pale, e quindi quella che abbiamo imparato a indicare con la lettera W, quindi all'ingresso, quindi W1, chiaramente dipende dal quadrato di questa velocità tramite per esempio un coefficiente di proporzionalità che varia da caso a caso e che possiamo indicare con la lettera greca lambda. Okay? E questo è il nostro bilancio. Nell'esempio che abbiamo visto, che è molto frequente, in cui questa pompa è montata ad asse orizzontale, ad asse orizzontale significa che la sezione A e la sezione 1 si trovano alla stessa Z rispetto a un certo riferimento, e quindi questo significa che questo termine è uguale a questo e che quindi li possiamo eliminare dalla nostra osservazione. Ok? Bene. Quello che a noi interessa è questa. A noi interessa stimare pi con 1 su rho, che per l'appunto sarà uguale a pi con a su rho più pi con a quadrato mezzi meno pi con 1 quadrato mezzi meno H le perdite distribuite meno queste concentrate. Ok? Cerchiamo di scriverlo così. D'accordo? Cosa deve succedere a questa? Qual è la nostra verifica? Noi che cosa dobbiamo verificare? Dobbiamo verificare che questa P con 1 su Rho pari a tutto questo sia maggiore della pressione di saturazione di quel liquido, quindi dobbiamo sapere chi è il liquido, se è acqua, d'accordo, ma in generale le pompe non si adoperano solo per l'acqua, quindi di quel liquido, conoscere la pressione di saturazione a quella temperatura, evidentemente. Chiaramente le cose cambiano molto, parliamo di acqua, ma un conto è se stiamo elaborando acqua prelevata dalla temperatura ambiente d'inverno a 15 gradi, 10 gradi. Un conto è se stiamo adoperando dell'acqua che riscalda in qualche modo e si trova a 40-50 gradi. Quindi chiaramente la pressione di saturazione di quel liquido a quella temperatura, ecco perché la continuo a segnare, anche se diciamo adesso questa notazione ce ne dobbiamo liberare un attimo, volevo semplicemente rimarcare l'importanza del. Quindi va da sé, diciamo, forse eccedo un attimo in queste cose, è chiaro che quando si parla di pressione di saturazione è evidente che questa dipenda dalla temperatura. D'accordo. Per cui possiamo fare una cosa,
che se tutto questo, no? Deve essere maggiore di pi con s su rho, posso anche scrivere che evidentemente pi con a su rho più pi a quadro metro meno questo tutto questo non c'è bisogno di niente, però tutto questo deve essere maggiore di tutto questo, ok? Trovate? Allora, scritta così, quindi questo significa che noi dobbiamo, la metto solo per adesso vedere, capire perché, che noi dobbiamo verificare che questi termini, quelli contenuti in questa parentesi che ho messo apposta per evidenziare così. Questi, come dicevamo all'inizio della nostra discussione, dipendono esclusivamente dalla storia del flusso dal serbatoio dal quale è stato prelevato il liquido fino all'ingresso alla pompa, okay? Cioè in questa parentesi, in questi tre tempi, non c'è nulla che dipenda dalle caratteristiche della pompa, ok? Sono solo termini che riguardano il circuito e chiaramente, come dicevamo prima, tramite pi con s dipende dal tipo di fluido, di liquido che stiamo adoperando e dalla sua temperatura. Quindi tutti termini che niente hanno a che vedere con le caratteristiche della pompa, d'accordo? Al contrario, invece, da quest'altro lato compaiono tre termini che dipendono invece esclusivamente dalle caratteristiche costruttive della pompa, ok? Cioè questo tipo di accelerazione che subisce il fluido all'interno del corpo pompa dipende da come è costruito il corpo pompa, non certo dall'impianto che sta fuori dalla pompa, e altrettanto in maniera ancora più evidente i termini relativi alle perdite di carico, tanto quelle distribuite, tanto quelle concentrate in quella sezione dove avviene la deviazione del flusso. Okay? E allora è esattamente questa la nostra verifica. Dobbiamo verificare che questi termini che hanno un nome preciso, adesso lo so che resterete perplessi, ma questo è insomma, universalmente, non in Italia, nel mondo, diciamo, questo termine è conosciuto con un acronimo inglese che è NPSH-A. Poi prima o poi familiarizzate, insomma. È un acronimo, in inglese neanche ve lo sto a ripetere letteralmente, diciamo che indica la sostanza che sta dietro questo acronimo è la quantità di la riserva di energia rispetto alla
alle condizioni di saturazione di energia che il fluido possiede e che mette e che ha ancora a disposizione, nel senso che è partito dal serbatoio con un certo patrimonio energetico, arriva, si presenta all'ingresso della pompa con un patrimonio energetico diverso, evidentemente più basso, che confrontato con le condizioni di saturazione vale tanto. Questo è il significato fisico di questo NPSH. Quindi è quello che ha a disposizione il fluido, quello che si può giocare, ok, prima che arrivi l'evaporazione, non so se rende bene. Ha un contenuto di energia di tot kilojoule, ok, che può spendere, che può spendere nel tratto che va dalla sezione A alla sezione 1, che lo può mettere in gioco prima che giunga appunto l'evaporazione, nel senso che una volta entrato nella pompa, se questa energia è superiore a questa riserva di energia è superiore alla spesa che il fluido dovrà ancora sostenere, affrontare in questo tratto dalla flangia all'occhio del girante, vuol dire che saremo sicuri che appunto, come abbiamo detto, che non c'è evaporazione, non c'è fenomeno della cavitazione. Se il fluido si presenta con una riserva di energia modesta o viceversa, al contrario, in aggiunta, all'interno della pompa la caduta di energia è forte e sostanziosa, non si verifica la disuguaglianza e quindi si può avere il fenomeno della cavitazione. Okay? Quindi questo è quello che è disponibile e non a caso questi termini qua si chiamano ancora NPSH, però questa volta virgola R, dove la R sta a indicare che questa energia è richiesta dalla pompa per il suo funzionamento. Questo è disponibile, A in inglese sta per available, no? E quindi ecco perché si chiama NPSH, appunto NPSH significa Net Positive Suction Head, significa energia disponibile all'aspirazione, ok? E netta ottenuta dal fluido, available, disponibile, ok? Questa è l'energia necessaria alla pompa per innescare la girante, quindi quella che la pompa richiede. Questa volta con l'iniziale ci troviamo sia in italiano sia in inglese, required in inglese, richieste in italiano, e funziona una volta tanto. Ok? E quindi la conclusione è proprio la verifica, la nostra verifica che cosa intendiamo quando uno dice ma vabbè, abbiamo scelto la pompa, abbiamo verificato che non ci siano rischi di cavitazione, significa che l'ingegnere che sta facendo questo lavoro di scelta, installazione di una certa pompa in un certo circuito ha verificato che l'NPSH ha, che si è calcolato, sia maggiore dell'NPSHR di quella pompa. E adesso ne parliamo, lo commentiamo con calma tutto questo discorso, però appunto già in queste parole diciamo si intende un po' volutamente, quindi questi due termini, quello che ripeto, quello che ho detto un attimo fa, l'NPSHA dipende esclusivamente dall'impianto, dal circuito e vabbè, dal tipo di liquido, dalle condizioni fisiche del liquido. Quindi tutti i termini in NPSH ci sono tutti i termini che non riguardano la pompa, riguardano l'impianto,
Ok? E quindi quello che ho detto un secondo fa è un termine che dobbiamo calcolare noi, perché non è caratteristico della pompa, non è appunto è come quando facciamo quella è questa intersezione. Ecco, il costruttore ci dà questa, ma questa, per sapere se la pompa fa al caso nostro, è quella curva che siamo trattenuti a lungo, no? Su questa cosa, la caratteristica esterna è ce l'andiamo a costruire noi, nel senso noi che abbiamo disegnato, progettato l'impianto, perché il costruttore della pompa non può sapere come è fatto l'impianto in cui noi vogliamo andare a montare la pompa. D'altro lato, abbiamo detto più volte, chiaramente noi questa curva caratteristica, che dipende da come è fatta la macchina, da quanto valgono tutte le perdite, non soltanto quelle che abbiamo distinto, abbiamo detto che a essere pignoli le perdite non sono soltanto quelle fluidodinamiche, quelle per incidenza, eccetera, cioè ce ne sono anche altre, e diciamo la esatta stima di queste perdite deriva solo da una misura sperimentale, sperimentazione che può fare solo il costruttore della pompa, e ce ne dà ragione tramite quella che lui pubblica. Questa curva I, questa caratteristica interna, il costruttore la rende pubblica e quindi noi la utilizziamo. Solo il costruttore ci può dare questa curva I, e solo noi ingegneri che stiamo lavorando sull'impianto, viceversa, possiamo calcolare, costruire la curva. Quindi è qualche cosa di analogo, nel senso che il valore numerico, i joule, diciamo, i metri, come siamo abituati ad adoperare e come abbiamo detto più volte in questi casi, di energia disponibile nel fluido, cioè li dobbiamo calcolare noi, appunto, perché dipendono esclusivamente da come è fatto il nostro circuito a monte della pompa. Quindi il costruttore della pompa che ne può sapere in questa cosa? Quindi noi dobbiamo stimare questo, mentre invece, come dicevamo un attimo fa, questi termini sono tipici, caratteristici di ciascuna pompa. Quindi questo li conosce effettivamente, noi non li possiamo conoscere, noi installatori, li conosce soltanto il costruttore della pompa, così come conosceva questa caratteristica interna, deve altrettanto rendere pubblico il valore, o tramite una curva, tramite una tabellina, quello che sia, il valore di questo NPSHR richiesto da quella pompa, ok? In modo tale che non si possa fare questo confronto. Per cui noi ci calcoliamo questo, il costruttore ci fornisce questo, vediamo se questo supera, appunto, diciamo possiamo installare quella pompa che ci soddisfaceva, perché questo era quello che dovevamo realizzare, questa pompa ci soddisfa dal punto di vista delle esigenze dell'utente. Però prima di come si suol dire, licenziare, varare questo progettino, chiaramente è indispensabile, come dicevamo, fare questa verifica. Perché d'accordo, come caratteristiche ci troviamo, ma se non rispettiamo questa, installiamo questa pompa e la quale corre fortissimi rischi di venire distrutta nel giro di poche ore. Quindi è indispensabile questa verifica. Chiaramente, come dicevo prima, giusto per mettere dei numeri, come dicevo, queste le unità di misura che tradizionalmente si continuano ad usare, abbiamo detto più volte, sono ancora i metri. Quindi se diciamo ordine di grandezza questo per pompe di piccole medie dimensioni di uso frequente, diciamo questo NPSHR è dell'ordine di qualche metro, insomma sotto i 10 metri, da 2, 3, 4, 5 metri, questo è
come ordine di grandezza, valori che aumentano in casi particolari di cui parleremo poi però a parte. Quindi dobbiamo verificare, fare questo calcolo di avere appunto un NPSH superiore a questi valori dell'NPSH. È chiaro che se il costruttore ci dichiara un valore, dico un numero, per fare un esempio, di 3 metri di NPSHR e noi ci calcoliamo un valore di 3.2 metri di NPSH, formalmente la disuguaglianza è verificata, però io non starei a montare questa pompa in questo circuito, nel senso che, d'accordo, questo è il concetto, quello che dobbiamo verificare, però come dicevamo all'inizio, ricordo di avervi detto questa cosa, con un certo margine di sicurezza, cioè in realtà il margine mediamente è che l'NPSH rapportato all'NPSHR sia almeno 1.2, 1.3, che cioè deve essere maggiore sì, ma non di uno zero virgola, insomma, deve essere maggiore di un 20-30% per una questione di sicurezza. E possiamo, prima di andare avanti, prima di fermarci, cioè possiamo subito spendere due parole, immaginate una cosa banale a giustificare questa cosa, prima di tutto l'invecchiamento della tubazione, delle tubazioni comporta un aumento delle perdite di carico delle tubazioni. L'aumento delle perdite di carico fa nelle tubazioni dell'impianto fa diminuire l'NPSHA evidentemente, e se questa cosa si verificasse anche all'interno del corpo pompa, viceversa, farebbe aumentare l'NPSH richiesto dalla pompa. E quindi è chiaro che se io faccio questa verifica e mi trovo per esempio 3.2 e 3, dico ok, 3.2 è maggiore di 3 nell'impianto nuovo con la pompa nuova, e appunto dico, non ho margini di sicurezza, proprio perché magari dopo alcuni anni questo diminuisce, questo aumenta e la mia disuguaglianza non è più verificata. Ecco perché, anche per altri motivi, ma diciamo uno dei più semplici, da barare, da prendere in considerazione per adottare un certo margine di sicurezza, è proprio il fenomeno dell'invecchiamento delle tubazioni. Dopo la pausa, insomma, vedremo, accendiamo il proiettore e vedremo, però volevo subito aggiungere qualche cosa. Appunto, nell'NPSHR, come vedete, ci sono le perdite di carico distribuite, cioè quelle concentrate, dipendono dal quadrato della velocità e quindi dipendono, in realtà, appunto, dipendono dalla portata, nel senso che dato un certo tipo di pompa, questo non è un numero fisso, ma se una pompa, appunto, come sapete, ha una sua caratteristica e quindi può lavorare fra questi due estremi di portata e questi due estremi di prevalenza, l'NPSHR evidentemente in questo campo cresce con la portata, nel senso che, appunto, tipicamente, come vi dice il costruttore, così come vi fornisce una curva caratteristica interna della pompa, abbiamo visto in molti casi vi dà anche la curva della potenza, vi ricordate i diagrammi, poi li vediamo con calma, tra un attimo, vi fornisce la caratteristica interna, e questa è indispensabile, fornisce i valori della potenza assorbita, quelli non sarebbero indispensabili, potremmo, se ci dice il rendimento chiaramente della pompa, potremmo calcolarceli anche noi, per comodità, per praticità, molto spesso il costruttore, anziché darvi proprio i valori puntuali del rendimento, vi dà direttamente la curva della potenza assorbita,
ma appunto continuando, non abbiamo ancora visto, poi lo vedremo tra un attimo, da catalogo vi deve dare anche una curva dell'NPSH R, che è comunque sempre una curva ad andamento parabolico, perché va col quadrato delle portate, e quindi se quella pompa ha un campo di portate che oscilla da questo minimo a questo massimo, evidentemente in corrispondenza del minimo avrà un valore minimo dell'NPSHR e un valore massimo con legge quadratica in corrispondenza del massimo della portata che può elaborare. Quindi vi fornisce una curva, non vi fornisce un numero. È chiaro che qual è la portata di un progetto? Questa, e questo sarà l'NPSHR, il numero che noi dovremo andare a leggere sulle ordinate in modo da confrontarlo con l'NPSHA che noi ci siamo calcolati. Ok? Chiaro? Domande, perplessità, curiosità?